tutti in piedi, pubblico di Padova che grida Serie A, Marino Pugina che applaude. Vediamo un po' cosa succede, il rinvio di Quicchi, l'arbitro che guarda il cronometro. Guardate, guardate il presidente Pugina, sta soffrendo. Presidente, sono qui, eh. Penso di sì. Presidente, Serie A. Aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo. Grande, grande. Presidente, che passerà la storia. Aspettiamo. Fischio! Non finire mai questa partita. La palla è Cesena, il presidente sta guardando il campo con grande sofferenza. Non vuole fischiare l'arbitro. Dio. Colpo di testa, attenzione, in area, Gabrielli salta. Dai, dai. Era fuori gioco. Ecco, fischia, fischia. 5 minuti di recupero, presidente. Pazzesco. C'è il portiere in avanti del Cesena. Parata il Bonaiuto. Presidente! Presidente, si giri di qua! Eccolo lì! Allora, le prime parole dopo la Serie A! Mai più Serie B! In paradiso! Mai più Serie B! Dai, le prime parole, Presidente! Che siamo in paradiso! Qual è la sua sensazione, Presidente? Cosa sta provando? Grande, grande! Aperto! Grande, sono stati tutti bravi! Eccezionali tutti! Li ho visti molto bene, bravi. Dica tecno, cosa sta bravi, provando adesso, sì. Cosa sta provando? È difficile spiegarla, è difficile. Non ha parole. L'assessore Braghetti. Siamo felici, basta, è una lunga sofferenza. Allora, tutti a festeggiare a Padova adesso. Presidente, tutti a festeggiare a Padova. Sì, sì. Presidente! Presidente! Riccardo, Riccardo, prima parole, Serie A, dai. Vabbè, Serie A, sono contento perché insomma 4 anni, poi io che sono vicino ai ragazzi, alla società, a Padova, insomma ce la meritavamo e sarebbe stato ingiusto perderla allo spareggio. Tutti a festeggiare a Padova adesso. Beh, logico. Considerati. Sindaco di Padova, allora, prime parole da sindaco di Serie A. Che la soddisfazione e la gioia è immensa. Il fatto favoloso è che abbiamo vinto vincendo il Cesena, non sarebbe stato così vincendo nell'ultima partita di campionato. Invece siamo venuti e abbiamo conquistato la Serie A combattendo con un grande avversario. Senta, ma lei sta balbettando, ma non balbetta di solito. No, sono molto emozionato. Grazie ragazzi, anche a voi. Allora, il Spraghetto, eccolo qua, vai. Appena finita la partita. Appena finita abbiamo sofferto molto, però volevamo vincere, abbiamo vinto, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, nonostante le difficoltà, adesso godiamo. Ma senti, ma i politici com'è che vivono sta promozione? Ma la viviamo come tutti i tifosi, siamo veramente molto contenti e vogliamo andare in Serie A insieme al Padova, possibilmente. Gente, sta guardando la sua squadra in Serie A. Sì, non pensavo che fosse così difficile, abbiamo sofferto, abbiamo molto sofferto, perché indipendentemente dalle nostre capacità e volontà ci siamo trovati come nell'incontro fatto col Bari, che doveva essere la fine del campionato col Padova in Serie A, ma abbiamo fatto vedere che ci siamo veramente, che abbiamo una squadra compatta, che abbiamo i tecnici veramente
che hanno portato avanti un discorso fino alla fine, che questa di oggi, penso che la meritiamo, e io spero di dare questa grossa soddisfazione ai tifosi, tutti, anche a quelli che hanno criticato. La città di Padova ringrazia il commendator Marino Pucci. Si ricorderà, io spero di sì che si ricorderanno. È stato un anno sofferto per andare in Serie B e 8 anni per andare in Serie A. Quando lo stadio, pronto con lo stadio, noi siamo andati in Serie A. E questa era la promessa, e questa era, faceva parte del programma e degli obiettivi della società. Presidente, la vedo molto emozionata, cosa sta provando? Ma è una cosa tremenda. Una cosa tremenda, e lei capisce che cosa vuol dire. Vuol dire che Padova fa un salto di qualità, non solo il calcio. Tutta Padova fa il salto di qualità. Grazie Presidente. A voi. Eccolo qua, Vicepresidente Alfredo Schiavo. Allora, le sue sensazioni, la sua gioia. Serie A meritatissima. Un abbraccio al Presidente, perché lo merita in primis rispetto a tutti. E un pensierino anche a Buonaiuti, che ha fatto una parata eccezionale proprio allo scadere del tempo. Serie A meritata, meritata dalla società, dai giocatori, dai tecnici e soprattutto dal pubblico padovano, che ha corso in misura incredibile. No, mamma! Siamo forti, siamo! Siamo come il Brasile! Siamo come il Brasile!